Decine di oggetti riciclati utilizzati con fantasia e creatività compongono i passeggi dei nostri sogni, pieni di giochi, colori, completi di illuminazione e musica in sottofondo. Un progetto realizzato in 2 mesi dagli studenti della classe seconda B della scuola Filippo Montesi di Sant'Orso di Fano. Gli studenti che nel mese di marzo hanno vinto il concorso Da grande vorrei fare l'inventore, a cui hanno partecipato circa 2500 scolari. L'iniziativa, nata in memoria di un bimbo morto 6 anni fa per leucemia, è promossa dall'associazione Il Piccolo Grande Alessandro. Il plastico è stato inaugurato questa mattina in municipio dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, dove rimarrà esposto almeno per le prossime settimane di fronte alla Sala della Concordia. Sì, è il nostro concorso ormai annuale, sono 6 anni che lo facciamo con le scuole elementari di Fano e i loro poli scolastici, dove il bambino è con materiale da riciclo, aiutato anche dai genitori e dagli insegnanti, deve costruire un'invenzione da lui progettata, ideata, funzionante. Quest'anno i temi che abbiamo dato sono stati il gioco e la città che vorrei. Diciamo che i bambini hanno subito aderito alla città che vorrei. Il primo classificato che viene esposto in comune oggi, non so bene per quanto tempo, ma speriamo per più tempo possibile, a disposizione di tutti coloro che lo vogliono venire a vedere, è i passeggi dei nostri sogni. Hanno immaginato la zona dei passeggi come la vorrebbero loro e poi l'hanno realizzata in questo plastico, sperando che il comune riesca poi a concretizzarla sulla realtà.